Buonasera a tutti. Questa sera vorrei parlarvi di un pendolo un po' particolare, il cosiddetto pendolo ebraico. Vi faccio subito vedere in cosa consiste. Eccolo qui. Il pendolo ebraico è un cilindro di legno che è forato assialmente in modo che il cavo di sospensione possa permettere di sospenderlo da un lato o dall'altro lato. Le due facce non sono uguali perché una è liscia e l'altra invece riporta due scanalature. Vedremo poi a cosa serve. E il pendolo in sé, come lo sto facendo vedere, è un pendolo neutro. Acquista la sua funzione quando gli viene posta sopra una etichetta con delle frasi ebraiche in ebraico. In lingua ebraica. L'etichetta si monta così, viene fermata da un piccolo elastico, scusate, l'elastico è piccolo, infatti bisogna prenderlo con una certa attenzione. L'elastico non deve assolutamente andare a interferire con le lettere perché ne inficerebbe la capacità di vibrazione. Vediamo poi come funziona e perché funziona in questa maniera. E a questo punto il pendolo è pronto per essere usato o da una faccia, la faccia liscia in questo caso, o capovolgendolo dall'altra faccia, che è la faccia scanalata. E allora vediamo un po' come al solito di diapositive, di immagini. Qui sono io che sto diciamo, portando avanti il pendolo, una sessione col pendolo ebraico. Vediamo se riesco a far andare avanti le diapositive. Ah, c'è qualche problema, scusate un attimo. Scusate un attimo, devo fare un'operazione che mi ero dimenticato di fare. Ecco qui. Vediamo, ok, e adesso dovrebbe funzionare. Infatti. Allora, come vedete, qui lo vedete meglio, è un pendolo con un'etichetta montata, l'elastico, come vedete, è al di fuori del campo delle lettere ebraiche. In particolare, questo pendolo così armato, con questa etichetta montata, serve per, come vedete sopra, testare spazio, questo è in spagnolo, comunque per testare ambienti. E in particolare, vedete sotto, per rilevare geopatologie che possano essere in un qualsiasi ambiente. Sono ancora io, però qui ho un pendolo universale. Ecco qua. In cosa risiede la particolarità di questo pendolo? È che usa queste parole in ebraico. Perché in ebraico? Beh, una considerazione da fare. Gli alfabeti si dividono grosso modo in due grandi categorie, che sono i fonetici o gli ideografici o ideogrammatici. Tanto per comprenderci, un fonetico è il nostro alfabeto italiano, un ideografico, pensate per esempio ai geroglifici egiziani. Un fonetico cosa fa? Con le lettere, e le vocali, chiaramente, combina una parola, alla quale corrisponde un certo suono, ad esempio suono. Se io dico suono, voi capite immediatamente che sto parlando del suono, appunto. Ma perché? Perché c'è una convenzione tra noi. Noi sappiamo che in italiano se mettiamo, diciamo, attacchiamo delle lettere e delle vocali, tipo la S, la U, la O, la N e la I, viene fuori suoni in questo caso, e attribuiamo questo significato che abbiamo detto, ma pensate che se dovessimo parlare in inglese o in tedesco dovremmo conoscere quella particolare giustapposizione di lettere e vocali perché la parola sarebbe diversa. Quindi a questo punto dobbiamo conoscere il significato su un alfabeto fonetico. Su un alfabeto ideogrammatico, ideografico, invece no. Perché la parola è composta da segni simbolici il cui significato è comprensibile immediatamente. E come nel caso del fonetico, questi simboli però hanno una loro propria vibrazione e frequenza,
nella fonetico gliela diamo noi quando dico suono, nel ideografico è diverso perché si comprende immediatamente che quella particolare conformazione diciamo così, della vignetta ha un significato particolare e a cui corrisponderà una vibrazione. Ad esempio, faccio un esempio sciocco, se volessimo inventare noi un alfabeto ideografico e dire una parola, un verbo pescare, dovremmo disegnare una barchetta, un omino e una canna a cui è attaccata una lenza. E chiunque conosca quella lingua, quel sistema, diciamo così, di comunicazione, più che lingua, quel sistema di comunicazione saprebbe che quella immagine significa pescare e poi tante altre cose. Nel cinese, per esempio, ci sono tutta una serie anche di sotto significati su un ideogramma tipo. Andiamo avanti. L'ebraico, a noi interessa l'ebraico perché il pendolo ebraico appunto sfrutta le lettere delle parole ebraiche. Che caratteristica ha l'ebraico? Ha la caratteristica di associare a ogni lettera un numero. Questo si chiama gematria in ebraico, è proprio una scienza che studia la combinazione dei numeri ottenuta attraverso le lettere. Come vedete, in questo schema, i numeri, diciamo, ordinali vanno da 1 a 9. Le decine, poi vanno i numeri singoli, poi le decine vanno da 10 a 90 e le centinaia da 100 a 900. Cosa significa questo? Significa che in ebraico, se noi andiamo a prendere una parola, considerate che l'ebraico non ha vocali, sono solo consonanti a cui poi sono state aggiunte in seguito una serie di segni di interpunzione, sono quei puntini che vedete sulle lettere, li vedrete anche in alcune etichette, non in tutte, che servono a diciamo così, far capire a chi sta leggendo che lì c'è una vocale. Ma altrimenti le vocali non ci sono. E quindi vediamo per esempio come questa gematria associa dei numeri alle lettere e ne viene fuori una specie di errata radionica, se volete, il primo paragone che mi viene in mente. Ad esempio, vedete, Ilo Yabosh, colui che deve venire, è composta da una E, da una S, da una Yod, che non è la vocale I, è come suona la vocale I, ma in realtà è una lettera, appunto, è una consonantica, che vale 10, poi da una Lamed che vale 30, un'altra Yod che abbiamo visto sopra vale 10, una Lef che vale 1, una Bet che vale 2, una Shin che vale 300, e il totale di questa sommatoria è 358. Quindi colui che deve venire ha il numero e la vibrazione del numero 358. Ma anche Messia, Mashai in ebraico, è composta da una Mem che vale 40, una Shin che vale 300, una Yod che vale 10 e una Yet che vale 8. Totale 358. Quindi, specialmente nella Kabbalah ebraica, vedete che queste due sommatorie, che vengono da lettere diverse ma hanno lo stesso totale, significa nell'interpretazione che danno che colui che deve venire è il Messia. Naturalmente ci possono essere anche altri risultati che portano allo stesso totale di 358, ad esempio Nahash è serpente, composto da Nun 50, da Het 8 e da Shin 300, valore 358. C'è un'attinenza tra il serpente e il Messia, è molto complessa, che conoscete tutti la difficoltà dell'interpretazione della Torah ebraica e soprattutto la difficoltà degli studi cabalistici che sono stati fatti poi sulla Torah tramite la gematria, però qui vedete un indirizzo che vi ho messo se avete curiosità di andare a approfondire quale può essere l'attinenza tra il serpente e il Messia. Io ho introdotto una cosa un po' strana, vedremo dopo come usarla. Qualcuno di voi conoscerà sicuramente questi wormholes, cioè queste supposizioni della fisica che dicono che potrebbero esistere dei tunnel spazio-temporali
che potrebbero mettere in comunicazione istantanea due parti molto lontane del nostro universo. E l'esempio classico che si fa è quello che se si prende un foglio e lo si piega e poi si fa un buco con uno spillo, questi due buchi in quel momento in cui il foglio è piegato sono vicinissimi, ma se noi distendessimo di nuovo il foglio sarebbero molto lontani. E quindi se immaginassimo di poter piegare il nostro spazio-tempo per creare un wormhole, cioè questo buco, buco da Baco, potremmo passare da un punto all'altro dell'universo in maniera istantanea. Appunto il discorso dello spazio-temporale è perché alcuni fisici presuppongono che si possa viaggiare addirittura anche nel tempo in questa maniera. Però noi limitiamoci a pensare che ci possono essere dei collegamenti con dimensioni, o per meglio dire, piani vibratori differenti. Quindi potrebbero essere messi in comunicazione, secondo questa teoria, piani vibratori differenti e che un po', se ci pensate, è la base, no? Del funzionamento di quello che è la diestesia radionica, in particolare vedremo di questo pendolo ebraico. Portali anche, sapete bene che cosa sono, sono porte energetiche, possono essere anch'esse spazi o temporali, in cui, tramite le quali si può passare a un differente piano vibratorio, piano livello vibratorio, e quindi anche un altro universo. Come ricorderete, la fantascienza cinematografica ha sfruttato abbastanza la nozione di portale, facendo vedere che costruendo un macchinario X si può passare da un pianeta a un altro, e quindi se c'è un altro pianeta è un altro, la rappresentazione di un altro livello vibratorio. Alcuni autori di queste realtà diverse che potremmo sperimentare, Castaneda ad esempio, oppure Lavin Zeland con il suo Transurfing, hanno anch'essi parlato, no, di portali. In effetti ci sono portali fisici, luoghi di potere tipo la Grande Piramide, Stonehenge, punti di immersione delle linee sincroniche. Vi ricordate che abbiamo parlato in qualche altra conversazione delle linee sincroniche, cioè queste correnti telluriche che sono proprio dei canali energetici che percorrono la Terra in tutte le direzioni, soprattutto est-ovest e nord-sud, ma diciamo grosso modo est-ovest e nord-sud perché sono molto più complicate, e quando emergono, lì in quel punto di solito scorrono all'interno della Terra, ma nei punti di emersione vicino alla superficie, lì sono appunto i luoghi di potere, su cui sono stati poi costruiti fin dall'antichità tutti i luoghi sacri. Tutti i luoghi sacri, a partire da Stonehenge, cioè i Menhir e Dolmen, ma poi tutti quanti i templi o le basiliche cattoliche. Qui dopo. Qualsiasi religione, diciamo, ha sfruttato questi luoghi di potere perché lì la vibrazione è molto alta. Naturalmente, questi wormhole potrebbero anche essere rappresentati da congiunzioni astronomiche, orari particolari, e addirittura possono essere attivati dallo stesso uomo, con l'intento, focalizzando l'intento, o con persone che hanno particolari capacità. E ci possono essere vari modi per interferire o per usare questi portali, tra cui vedremo come verrà usata una nozione di portale con il pendolo ebraico. È molto importante pensare che l'intento dell'uomo o del viaggiatore associato alla vibrazione di una parola potrebbe diventare una lama che produce un'apertura in questo velo che divide gli universi, un po' come il velo di Maya che è riportato poi nel simbolo, anche quello è un alfabeto pittografico, nel simbolo della parola Om. Un portale energetico, in effetti, abbiamo detto, è un punto di accesso a un'altra dimensione, dalla quale potrebbe provenire una vibrazione potenzialmente dannosa per l'uomo e gli animali. Per esempio, i gatti sapete che possono trasmutare queste energie vibratorie negative. A titolo di curiosità, un portale potrebbe essere in una casa, cioè le forme di una casa che sono più inclini a poter aprire un portale sono i corridoi, i camini, le volte e gli altari.
anche con gli elementi, ad esempio gli specchi, e qui sapete benissimo che tutta una teoria sulla prudenza da usare con gli specchi, ritratti, disegni di figure umane deformate, maschere o manifesti che invitano ad attraversare ponti, e anche televisori e computer possono essere diciamo, oggetti o elementi di una casa che tendono ad aprire dei portali. Quello che ci interessa, scusate, è che un portale energetico può essere anche usato come portale di scarico delle energie negative. Il processo è innescato con alcuni protocolli particolari, ad esempio radiestesia sciamanica, oppure nel nahualismo tolteco con l'intento, nel nahualismo tolteco, o anche formule dedicate ai particolari movimenti. Nelle tecniche di riprogrammazione del DNA, il portale è aperto invece attraverso la semplice vibrazione della parola che va a interferire direttamente sul DNA, secondo alcuni studi recenti. Allora, torniamo al nostro pendolo ebraico e come si è arrivati a questa macchina. In effetti è una macchina, se ci pensate. Come se voi scriveste, no? Aveste una radio radionica e usaste una macchina radionica per inviare quella particolare frequenza. La combinazione gematrica della lettera dell'alfabeto ebraico e della sua corrispondenza con i numeri crea la stessa cosa. Le origini non sono molto documentate. Alcuni autori riferiscono che i templari avevano questa conoscenza. I cabalisti spagnoli avevano questa conoscenza, quindi prima del Rinascimento chiaramente, ma diciamo, le notizie sicure sono che all'inizio del Novecento questo Pierre Helie ha riscoperto questa tecnica e studi successivi di Barbey de la Foix, intorno agli anni 50-80 del secolo scorso, hanno sistematizzato un po' l'uso di questa procedura. Ovviamente, sì, sono stati poi altri studiosi tipo Winter, Wolf e Suarez, hanno approfondito ancora gli studi. Sono nate alcune scuole, non sono tutte uguali ovviamente nell'uso di questo pendolo, ma ecco, diciamo che la riscoperta del pendolo ebraico è abbastanza recente. Di cosa è fatto? Avete visto prima che ve lo faccio rivedere, il pendolo è un cilindro di legno. Un cilindro di legno, qui vedete l'etichetta applicata, come abbiamo visto prima, forato assialmente per fare passare questo cordone di sospensione, quindi poterlo sospendere da una faccia o dall'altra faccia, e il materiale è legno. Perché è legno? Perché il legno non è un conduttore, quindi non si carica di energie strane. Ed è la cosa migliore se vogliamo sfruttare la frequenza pura e senza disturbi dell'etichetta e quindi della parola ebraica che andiamo ad usare nelle nostre procedure. Legno, voi sapete che alcuni tipi di legno sono diciamo, in diretto contatto, no? Con la magia, sono sempre state usate tradizionalmente nelle arti magiche. Non, legno che si usa per il pendolo ebraico, vedete nella prima riga, di solito è noce, rovere o faggio. E per esempio, non so, le noci hanno tutto un significato nella tradizione druidica. Il faggio è un albero, per i Celti, il faggio era un albero simbolo della conoscenza. Ho citato qui questa citazione di San Bernardo riportata da Jacopo da Varagine, che San Bernardo diceva: mi compiaccio di dire che tutto quanto so sui sacri misteri l'ho appreso nei boschi, avendo come maestri le querce e i faggi. Ovviamente San Bernardo si riferiva probabilmente alla sua esperienza estatica o di meditazione in un bosco, ma è curioso che nomini proprio querce e faggi. Come è curioso che il noce, sapete che il noce è anche un albero che viene parecchio, diciamo così, citato nelle tradizioni magiche popolari. Allora, scusate. Qui è una digressione che avevo messo a suo tempo su un testo molto interessante di Hillman.
c'è anche un esercizio particolare, ma lo saltiamo, faceva parte di un'altra conversazione. Allora, torniamo al pendolo ebraico. Abbiamo detto cilindro di legno forato assiamente, due facce non uguali, perché una è scalfita con due intagli, due intagli paralleli e, diciamo così, centrati rispetto al centro di foratura. Il cavo di sospensione ovviamente ha dei nodi perché non deve sfuggire il pendolo quando lo si capovolge da una parte o dall'altra. Dimensioni. Le dimensioni non sono riportate in maniera prescrittiva. Sia Della Foix e altri citano 5-6 cm di altezza per 3-4 cm di diametro. E il cavo di sospensione ovviamente deve essere di fibra naturale e anch'esso è molto flessibile perché deve poter reagire a qualsiasi minimo movimento del pendolo. Sulle dimensioni, io devo dire che in realtà con un collega cabalista abbiamo trovato una formula precisa che consente di sintonizzare meglio ovviamente il pendolo, ma funziona anche con queste dimensioni qui. Adesso non è il caso poi di approfondire questa dimensione particolare, perché viene da tutto quanto uno studio mediato su alcuni testi cabalistici, appunto un po' complicato. Andiamo avanti. Queste etichette, dicevamo, vengono applicate poi sul pendolo per poter, pendolo che abbiamo detto è neutro e quindi trasmetterà o rileverà questa vibrazione che gli viene sintonizzata dall'etichetta con una particolare frase ebraica. L'etichetta si applica con la parte inferiore delle lettere rivolta verso il lato liscio. Voi sapete che l'ebraico poi si legge da destra a sinistra, scusate, quindi al contrario rispetto ai nostri testi, al nostro alfabeto. E la cosa interessante è che quando si capovolge il pendolo non bisogna capovolgere l'etichetta, l'etichetta rimane come è stata montata. E il pendolo quindi dalla parte liscia, con la parte liscia verso il basso, quindi verso l'operatore che noi dobbiamo, scusate, c'è cioè il mio gatto che ha fatto un po' di danni, no, risolveremo dopo. E la parte liscia, siamo rivolta verso il paziente, scusate, quindi dalla parte contraria rispetto all'operatore. E se la parte liscia è in basso, andrà a rilevare l'energia, la vibrazione dell'etichetta che gli è stata apposta. Se invece in basso è la parte con le due scanalature, questa energia sarà emessa. E quindi capite già fin d'ora che nei procedimenti di diagnosi o di trattamento verranno usate alternativamente o la parte liscia o la parte scanalata, con alcune eccezioni però. Ecco, vedete adesso, qui vedete meglio, la fotografia a destra è solo per farvi vedere la scanalatura, perché lì l'etichetta è montata non come vi dicevo. Per chi non conosce l'ebraico, vedete sopra la scritta in spagnolo, luce, che è quella che ci dice qual è la parte bassa delle lettere ebraiche, che è quella appunto che deve essere rivolta nella parte liscia, come invece nella fotografia di sinistra, dove ho ripetuto la fotografia iniziale di questa etichetta che serve a testare gli spazi e quindi a rilevare eventuali geopatologie in quell'ambiente. Una cosa interessante è che molti studiosi ritengono che il pendolo ebraico è veramente l'unico pendolo che può rigenerare profondamente ed energeticamente un individuo. L'ebraico è comunque una lingua sacra. E quindi usando una lingua sacra noi stessi provochiamo un aumento di energia, no? Perché entriamo in uno stato sacro e il pendolo diventa un'estensione, un'ulteriore estensione di noi stessi come strumento di aiuto. Ed entriamo quindi in una vera e propria matrice di guarigione ancestrale e potente. È chiaro che per usare questo pendolo bisogna essere all'interno di questa matrice, quindi crederci effettivamente. Non è una semplice macchina, ma è una macchina mossa dall'intento e dall'amore della persona che la usa.
E allora, le etichette, abbiamo detto, il fondamento del lavoro, di come lavora il compendio ebraico, sono le etichette, l'alfabeto ebraico e le parole che vengono composte con queste etichette e con i numeri che le lettere ebraiche rappresentano. Le etichette ce ne sono tantissime, come vi dicevo, potete notare qui alcuni puntini, per esempio sulla shin, quella specie di tridente che vedete al centro, non sono esattamente i segni di interpunzione che rappresentano le vocali che sono stati poi introdotti successivamente, perché all'inizio, per esempio nella Torah, questi puntini non ci sono. E quindi molti dicono che andrebbero usate le lettere, alcune scuole dicono che andrebbero usate le lettere originali senza queste interpunzioni vocaliche. Nella teoria di Delafoe, che abbiamo citato prima, queste due scanalature servono a depolarizzare le due scanalature fatte su una faccia, quindi a renderlo perfettamente neutro, in modo, come dicevamo, che sintonizzi solo la vibrazione frequenza dell'etichetta che gli viene apposta. Se vogliamo invece rendere un pendolo o positivo o negativo, possiamo scanalare elicoidalmente in senso orario o in senso antiorario una scalfitura lungo la sua superficie esterna, oppure addirittura disegnarla. Disegnandola abbiamo lo stesso potere, volendo avere appunto un pendolo particolare. Questo è proprio viene dalla teorizzazione di Delafoe sui pendoli cilindrici. E si possono costruire addirittura delle bobine amplificatrici. Questo l'ho messo per farvi vedere come Delafoe dice che esce l'energia dal pendolo. Come vedete, esce assialmente da una fascia che su queste bobine che rappresentano, diciamo così, schematicamente come funziona anche l'energia del pendolo ebraico. Che cosa succede quando noi muoviamo questo pendolo? Quindi quando andiamo ad emettere, no, l'energia, si produce un campo di risonanza, cioè come se fosse un campo di forza localizzato nel campo elettromagnetico, che sarebbe l'aura, del punto del corpo dove lo applichiamo. La rotazione del pendolo produce un movimento energetico che è un'onda vibratoria che corrisponde alla frequenza di ciascuna lettera o frase della lettera applicata, come se fosse appunto una radio. In questo processo la vibrazione legata al significato delle parole ebraiche penetra nell'energia della persona che riceve l'onda vibratoria e quindi va a causare un cambiamento nell'energia della persona. Cambiamento che verrà localizzato ovviamente nei punti che sono stati diagnosticati avere necessità di questa ulteriore energia o di essere, diciamo, depotenziante rispetto a un eccesso di energia. Ecco qua una rappresentazione molto interessante di quello che succede tridimensionalmente a una figura piana. Vedete che in basso è raffigurata una spirale disegnata. Disegnata una spirale è un elemento abbastanza ricorrente nella radionica. Se noi la mettessimo in uno spazio, avremmo una spirale come la vedete al centro, come vedete al centro, che è, diciamo, la spirale che poi è costruita in alcuni pendoli particolari, ma se la proiettiamo su un lato di questa immaginaria scatola cubica, questo parallelepipedo solido, vedete che c'è un'onda, si produce un'onda, che è quella che rappresenta proprio la frequenza che anche un disegno in due dimensioni ha, quindi la capacità che, se volete, delle lettere scritte su un foglietto di carta di mantenere la loro capacità di vibrazione e quindi di sintonizzare una particolare frequenza. Il pendolo ebraico lavora particolarmente sui corpi energetici e sui chakra. Chiaramente esistono relazioni, lo sapete, tra chakra, zone del corpo, organi, ghiandole del corpo umano e emozioni, e quindi conoscendo queste associazioni si lavora con il pendolo ebraico sulla persona. Ad esempio, se il chakra numero 5, il chakra della gola, che è legato poi alla tiroide, che è relazionato alle attività che devono essere viste con l'occhio dell'artista, la creatività, la comunicazione, e tutte le sue funzioni,
E a livello fisico, quando questo chakra è sbilanciato, si producono situazioni di disequilibrio nell'area della gola e quindi ci possono essere una serie di patologie, nemmeno gravi, però raffreddore, asma, angina un po' più grave, allergie, problemi dentali, ma potrebbe verificarsi lentezza dei movimenti, stanchezza cronica, eccetera, e a livello emotivo la difficoltà di esprimersi, di parlare per esempio in pubblico. E questi disturbi del chakra della gola sono legati generalmente alla difficoltà appunto di esprimersi, ad esprimere quello che si sente e si pensa. Un chakra di questo genere che è legato a questo organo e a queste emozioni può essere fuori equilibrio, può essere bloccato addirittura e quindi può aver bisogno di interventi fatti proprio con il pendolo ebraico. Ma la cosa più interessante è che appunto il pendolo ebraico, lavorando direttamente sul nostro campo energetico, quindi la nostra aura, i nostri corpi sottili, lavora proprio lì dove iniziano i disturbi. Sappiamo tutti che un disturbo fisico ha origini molto lontane nel nostro campo aurico. E quindi mano a mano che scende i vari livelli dei nostri sette corpi, arriva alla fine a fissarsi nel fisico. E quindi quello che nel pendolo ebraico, vedete, chiameremo sempre, esiste un'etichetta infatti apposita, campo elettromagnetico, in realtà è il campo aurico. Sappiamo che i primi quattro strati hanno, i più vicini, diciamo, al corpo, hanno più effetto sul livello fisico-psicologico, gli altri tre invece influenzano maggiormente il livello psico-spirituale. E quindi, per esempio, nei trattamenti col pendolo ebraico, a cosa corrispondono i vari livelli o i vari corpi sottili? Il primo corpo è il sistema sanguigno, il secondo il sistema nervoso centrale, il terzo il sistema endocrino, il quarto il sistema nervoso vegetativo e dal 5 al 7 il sistema psichico. Ad esempio, se, a titolo di esempio, se questa classificazione la useremo come riferimento, perché se rileviamo un miasma, che è un qualche cosa che adesso vedremo, nel livello 1, quindi nel corpo sottile 1, che è più vicino al corpo, la malattia è già insorta o il paziente corre un serio rischio di ammalarsi in breve tempo. Mentre se lo stesso miasma è rilevato nel corpo 7, quindi nell'ultimo nostro corpo dell'aura, che è più lontano dal fisico, non ce ne sono altri sei prima di arrivare al fisico, la possibilità è che questi sintomi si diciamo così, concretizzino a livello fisico è molto più lontana. E anche nel caso delle larve astrali è la stessa cosa. Miasma e larve astrali sono due livelli vibratori che vengono diciamo così, diagnosticati laddove esistenti dal pendolo ebraico con particolari etichette. Le etichette appunto sono di varissimi tipi, ne sono state messe a punto tantissime nel corso delle sperimentazioni che sono state, delle esperienze che sono state condotte con il pendolo ebraico. E come avete visto, se non si conosce l'ebraico, si possono usare delle etichette che hanno la traduzione. La traduzione è proprio il tipo di intervento che bisogna fare, già riportato sull'etichetta stessa. E quindi ci sono informazioni sul campo d'uso, ad esempio cura, crescita personale, oppure proprio informazioni operative, etichetta diagnostica, etichetta per emissione, per trattamento, etichetta per aprire o chiudere il campo elettromagnetico, cioè andare effettivamente a mandare energia direttamente nei chakra senza passare per i corpi sottili che vengono trattati diversamente. Qui vedete un'altra serie di interpretazioni e di connessioni tra alcune parti o situazioni che possono verificarsi in un organismo, sia a livello spirituale che a livello fisico, ma anche a livello di magia, per esempio, e la relazione con la parola ebraica che poi darà origine all'etichetta.
Per esempio, per magia, che è Kesem, tenete sempre presente che l'ebraico viene andata da destra a sinistra, e quindi quella notazione che vedete, 160-40 delle numerazioni, corrisponde alle lettere ebraiche traslate nel nostro alfabeto, ma in realtà, se lo leggete in ebraico, è al contrario, quindi è 160-40. Perfetto, allora. Le etichette sono di vari tipi, abbiamo detto, e sono etichette, possiamo raggrupparle in etichette diagnostiche, etichette di trattamento, etichette per il bilanciamento dei chakra, etichette per sigillare il campo aurico, etichette per testare ambienti, ne abbiamo vista una prima, etichette per la pulizia degli ambienti e etichette per la crescita personale e il miglioramento della salute. Qui ne vediamo alcuni esempi. Per esempio, prendiamo la prima in alto a sinistra, vedete che è un'etichetta che può essere usata sia per diagnosi sia per trattamenti, ed è l'etichetta riferita a una larva astrale. Sotto vediamo invece un'etichetta per testare gli spazi, quindi qui andiamo sul livello proprio abitativo o quello che volete, ed è l'etichetta che abbiamo visto prima, quella per le geopatologie. Dopodiché, sempre per gli spazi, c'è un'etichetta per pulire dalle impurità, un'etichetta, desaher vuol dire bloccare, per bloccare negli spazi qualche cosa che volete bloccare, come sigillare l'ambiente per proteggerlo. Oppure, come vedete sotto, sempre per gli spazi, purificare uno spazio. E invece l'ultima è un diagnostico perché testa il campo elettromagnetico. Andando avanti, messi altri esempi, questa allegria, che non c'è bisogno di tradurre, è per la crescita personale. Sempre per la crescita personale c'è questo Redentore di Yahweh, che è un'altra etichetta particolare che serve appunto diciamo, di conferire energia di altissimo livello, come potete capire. Quella sotto è un'etichetta di unione rispetto a vari tipi di rotture o allontanamenti. Quella in alto a destra, la prima in alto a destra, sempre per la crescita personale, è una forza vitale perfetta. Quella al centro, rappresenta l'amore, sempre sulla crescita personale. E un canale centrale perfetto è l'ultima etichetta in basso. Per curare, come vedete, per risanare o curare, c'è questa Yeshua, che è un'altra parola ebraica di altissima vibrazione, come potete capire, ce ne sono altri. Silenzio mentale si può fare con questa etichetta, questa Seket Sholi. Oppure andare, per esempio, a un'energia vitale perfetta, la prima in alto a destra, con questa frase ebraica, o avere concentrazione con l'altra frase, oppure forza interiore. Come vedete, gli usi possono essere più disparati. Come si adopera? Con quali protocolli si adopera? Qui io ho fatto alcuni esempi tratti da varie scuole. Ci sono leggere differenze tra una scuola e un'altra. Ne ho prese un po' tanto per fare capire come una procedura di larga massima, una procedura standard, chiamiamolo così. E sono divisi questi protocolli in quattro fasi: diagnosi, trattamento, bilanciamento dei chakra e sigillatura del campo aurico, perché appunto una volta che sono stati fatti tutti quanti i trattamenti, il campo aurico deve essere sigillato in modo che non possa ricevere più energie negative, almeno per un certo tempo. Di lato vedete diciamo, classificazioni in termini di tempo, di quanto possono durare queste sessioni. Ovviamente sono durate che hanno diversi sviluppi, potrebbero durare anche di più se i casi sono abbastanza complicati. Lì ci sono riportate delle durate medie, come vedete, per la diagnosi tra i 10 e i 20 minuti, per il trattamento tra i 30 e i 60, per il bilanciamento dei chakra un po' di più, tra 45 e 60. Sigillare il campo aurico, che dopo i 60 minuti necessari al bilanciamento dei chakra, potrebbe richiedere anche un'ora, ma questo, diciamo, dipende da caso a caso.
campo della diagnosi, che è la prima cosa da fare, quindi è una funzione di diagnostica, il pendolo è principalmente vocato a rilevare cinque tipi di concentrazioni energetiche: i miasma, il verde elettrico negativo, le proiezioni di sentimenti negativi, il famoso malocchio, lo vedete in spagnolo, magia e l'alba astrale. Sono cinque livelli energetici che possono essere dannosi e quindi, se rilevati, devono essere poi trattati in una certa maniera. Miasma cosa vuol dire? Propensione a un'infermità. Quindi sta arrivando, come abbiamo visto prima, un qualcosa dai piani alti che sta per diciamo, fissarsi nel corpo fisico o si è già fissato nel corpo fisico. Il verde negativo elettrico è un'onda di forma negativa in fase elettrica. Chi ha seguito o chi conosce, diciamo, il pendolo universale sa che c'è una particolare fase di verde elettrico negativo sulla superficie della sfera del pendolo universale, e quella è una radiazione estremamente potente, anche potenzialmente pericolosa. Il malocchio è una proiezione di sentimenti negativi da parte di altre persone su di noi. La magia invece è un'intenzionale mediante rituali, una magia intenzionale mediante rituali anche proveniente dalle vite passate. Un'larva astrale invece è un parassita energetico che attacca l'aura. Quindi queste sono le cinque diagnostiche principali che vengono fatte eseguite in questi protocolli. E quindi può ulteriormente poi il pendolo rilevare anche altri tipi di concentrazioni energetiche potenzialmente dannose, tipo le anime smarrite, cioè anime che non sono ancora entrate nella luce, entità spirituali negative che si nutrono di energia vitale sottraendola al soggetto, e impianti astrali, detti anche dispositivi energetici limitatori. Questi sono stati individuati da alcuni chiaroveggenti che hanno visto che sul piano astrale possono essere rilevati, e lo abbiamo visto, dei veri e propri impianti meccanici che condizionano la nostra vita a livello spirituale e anche a livello fisico in certi casi, causando riduzione di vitalità, perché sono degli assorbitori di energia. Varie etichette, le quattro sessioni, abbiamo visto, sono queste: una sessione diagnosi e trattamento, una sessione di equilibrio dei chakra, una sessione di sigillatura campo aurico sul lato frontale e una sigillatura del campo aurico dal lato posteriore, che sappiamo che i chakra funzionano sia nei due sensi, sia dal lato frontale, sono aperti, sia dal lato posteriore. Come si muoverà questo pendolo? In diagnosi il pendolo ha un moto oscillatorio trasversale. Bisogna dare un piccolo avvio e vedere quante oscillazioni fa il pendolo. Ve lo faccio vedere. Ecco qua. Cioè, immaginate che qui sotto ci sia una persona. Io sto testando un chakra, do un piccolo avvio al pendolo. Il pendolo dovrebbe fare tra 4 e 7 oscillazioni. Se si mette a ruotare, come in questo caso, se si mette a notare come in questo caso, ho trovato qualcosa di energia corrispondente a quella dell'etichetta, e io sono in fase diagnostica perché ho il lato liscio verso il basso. Se invece al termine delle oscillazioni si ferma, vuol dire che in quel punto non ha trovato nulla. Il punto di solito è un chakra o un corpo sottile, dipende da che cosa stiamo rilevando, ma non ha trovato nulla che è afferente alla vibrazione dell'etichetta che io ho apposto sopra. E quindi questa è la prima, diciamo, primo movimento che si ha in fase diagnostica. In fase di trattamento è diverso. C'è un movimento particolare che è questo, ve lo faccio vedere. Innanzitutto, se vado a trattare, faccia liscia, no, faccia scanalata, quindi io devo sospendere il pendolo per la faccia scanalata, sospendo
sempre sul punto dove eventualmente ho rilevato qualche cosa, e il movimento da fare è un movimento molto simile a quello che avrete visto nella radiestesia sciamanica, cioè cercare di portare il pendolo su un piano, in rotazione su un piano orizzontale, in modo che abbia la capacità di trasmettere tutta la sua potenza. Torniamo alle nostre diapositive. Ci sono, dobbiamo tenerlo per un tempo variabile tra i 30 e i 60 secondi, questo qui sta la sensibilità dell'operatore. Dopo lo scadere di questo tempo, che possono essere anche 45 secondi ovviamente, non si imprime più nessun movimento al pendolo, quindi il pendolo tornerà a stabilizzarsi piano piano e si può arrestare o anche girare leggermente in senso inverso al senso che abbiamo dato, prima, che è un senso orario, per esempio. Ci sono altre fasi in cui il pendolo, può fare degli altri movimenti, ma magari le vediamo dopo, sono fasi particolari. Nella fase diagnostica, che abbiamo visto nella prima delle quattro fasi, occorrerà fare delle operazioni preliminari, quindi innanzitutto preparare il materiale, preparare la protezione, effettuare la protezione energetica del luogo di lavoro, effettuare la protezione energetica dell'operatore, connettersi con le guide e predisporre un canale di scarico o un portale di scarico. Lo si fa tutto quanto a mente. Protezione energetica del luogo di lavoro. Qui i metodi sono i più vari. Ci può essere la classica accensione di un bastoncino di incenso, fare una meditazione, recitare una preghiera, Reiki, oppure, per esempio, questa semplice tecnica, stare in piedi, scaricando mentre si respira, scaricando tutto il peso del corpo sulle piante dei piedi, sentendosi ben ancorati al suolo, quindi radicandosi, e a voce bassa recitare questa frase quasi dentro di sé: attivo il sistema di protezione di questa stanza. La cosa interessante è questa: mentre si esce da questa formula, schioccare le dita, che è un ancoraggio come nella PNL. Questo servirà dopo, durante alcune fasi di trattamento, di diagnosi, per rinforzare la protezione del luogo di lavoro, perché basterà rischioccare le dita e istantaneamente la nostra mente si ricollegherà con quanto fatto prima per la protezione. Poi, con le braccia leggermente tese, si continua, con palmi delle mani in alto, visualizzare questo laboratorio, il luogo dove stiamo operando, che si inonda di luce blu elettrico brillante, che permea tutto, e nel frattempo si alzano le nostre braccia fino alla massima estensione in alto, poi si raccolgono le mani una sopra l'altra al centro del petto. Anche questa è una tecnica, intento, di focalizzazione di intento. Una cosa che è interessante, che riporta questa scuola, è di collegarla, di ancorarla in modo da poterla richiamare in ogni momento senza doverla ripetere di nuovo. L'operatore va protetto anche lui. Quindi, suggeriscono di visualizzare una stella di David dorata, la cui base viene creata collegando i polpacci del terapista, poi salendo lungo il corpo a formare la punta del primo triangolo sulla testa, quindi un polpaccio 1, polpaccio 2 e testa. A circa 45 cm della corona danno queste misure, perché sono le misure che loro ritengono siano quelle dell'ultimo corpo energetico, quindi al confine dell'aura. Poi l'altra base della stella di David, bisognerà collegare le braccia del terapeuta all'altezza delle spalle e, scendendo lungo il tronco del corpo, a congiungersi in un punto nella zona tra i piedi. Quindi avrete ottenuto i due triangoli, uno rovesciato rispetto all'altro, che compongono la stella di David. Una volta che questa immagine mentale è stata ottenuta, bisogna visualizzare di metterla in rotazione, generando una vibrazione onda che durerà fino al termine del trattamento. A questo punto il senso di rotazione non importa, non dobbiamo nemmeno immaginare, scusate, conservare questa immagine nella nostra mente, perché una volta dato l'avvio, la protezione già funziona, perché siamo avvolti da questa luce brillante e protettiva emessa da questa stella di Davide in via di rotazione. E questa visualizzazione, anche qui, schiocco di dita, mentre allo stesso tempo a bassa voce recitiamo: attivo il mio sistema di protezione.
questo comando è un altro sistema di ancoraggio e ci aiuterà a riconnetterci a questo sistema di protezione ogni volta che dovesse succedere qualche evenienza per cui dobbiamo interrompere il trattamento, siamo distratti da qualche cosa, eccetera. Possiamo semplicemente, rischioccando le dita, che è il nostro ancoraggio, riportarci nello stato di protezione iniziale. Una cosa interessante è che viene proposta l'indossare questa etichetta 11, questo è il Redentore di Yahweh, con le lettere ebraiche però a contatto con la pelle, ponendolo nel punto del tantien che tutti conoscerete, no? Subito sotto l'ombelico, 3 centimetri sotto l'ombelico, due dita, come si diceva una volta nelle scuole esoteriche. Qui volevo semplificare la protezione della stella di David. In realtà sono movimenti che vengono da tecniche appunto cabalistico-magiche, e in pratica se si disegna questo pentacolo in un certo senso è una protezione, la protezione perché si chiama bando, cioè bandisce qualsiasi cosa negativa. Se invece si disegna nell'altro verso, che dovrebbe essere questo, no, scusate, non l'ho riportato, e invece è un'invocazione, cioè un'invocazione per avere la protezione delle energie superiori. Un altro metodo di protezione classico, il famoso braccialetto rosso, il Red String, che anche questo conoscerete, può essere fatto trovate molta letteratura in proposito, può essere quindi costruito in particolari condizioni. C'è una cosa interessante, forse ne abbiamo parlato all'inizio, sulle protezioni in termini nelle prime conversazioni su come si usa il pendolo e quindi sulla radiestesia di base. Ci sono alcune condizioni per costruirlo ed indossarlo, ma non è il caso di ripeterlo qua. Quindi, una volta che siamo in questa fase diagnostica, abbiamo protetto il luogo di lavoro e l'operatore, a questo punto dobbiamo connetterci con le guide e quindi dobbiamo anche qui visualizzare di aprire un raggio di luce dal nostro chakra coronale e mandarlo verso il cielo per avere la connessione con le guide. Dobbiamo richiederla questa collaborazione delle nostre guide o delle entità superiori, della divinità, di chi vogliamo, di chi sentiamo ci possa dare una mano e anche chiedere il modo per riconoscere la sua collaborazione. Chiaramente in questo caso è avvantaggiato chi ha molta esperienza sulle terapie energetiche perché, avendo fatto questa esperienza, ha modo di riconoscere e riconnettersi con le sue guide o con i suoi maestri in maniera più veloce. Comunque, anche una persona normale può utilizzare questa procedura, ad esempio la frase chiedo aiuto alle mie guide e ai miei maestri di guarigione e evoluzione per lavorare con me in questa terapia, grazie. Chi conosce i protocolli della diestesia sciamanica sa che questa è una fase che è comune a quei protocolli. Ovviamente si può chiedere anche l'aiuto per il paziente con cui state lavorando, e quindi chiedendo aiuto alle guide di questa persona per assistere a questa terapia. Oppure, per chi lo sa fare, si possono aprire i registri akashici del terapeuta del paziente e per ricevere da lì l'assistenza e le protezioni necessarie. Il terapeuta, ovviamente, chi sta adoperando il pendolo ebraico deve essere molto aperto alle proprie percezioni, alle proprie emozioni, perché in linea generale, come potete capire, è in assonanza con quella del paziente. Ma dall'altro lato, se è molto attento, riceve anche delle istruzioni dai piani superiori. È perché sono, diciamo, le forze che aiutano effettivamente in maniera molto molto forte, molto molto presente all'instabilimento dell'equilibrio della persona che stiamo trattando. Il canale di scarico. Abbiamo detto che dovremmo predisporre un canale di scarico. E allora immaginate di avere il vostro paziente su un lettino e immaginate che tutto quello che è residuo energetico negativo, fluidi energetici negativi, qualsiasi cosa possa confluire in questo
canale di scarico che voi visualizzerete come un pozzo. Sotto al centro del lettino c'è questa apertura, magari immaginatela con la pavimentazione leggermente in pendenza verso questa apertura, in modo che qualsiasi cosa che voi volete buttare dentro o che comunque colerà o comunque può girare intorno a questo paziente, qualsiasi cosa di negativo possa essere messa lì e andare dove? E questo canale dovrebbe terminare in un'acqua corrente, possibilmente. Se operate nelle vicinanze di un fiume o di un torrente, immaginate che questa condotta porti tutti questi residui in quest'acqua, perché l'acqua ovviamente è tradizionalmente il miglior modo per la pulizia energetica, no? Altrimenti potete pensare, se non avete nelle vicinanze dell'acqua, un fiume o un mare, potete pensare di visualizzare questo canale che va a finire dentro un'area verde, un parco, un bosco, anche un giardino, purché sia abbastanza grande, in modo che questi diciamo, materiali di risulta, di rifiuto, questi materiali di scarico, si comportino come una sorta di fertilizzante. Un fertilizzante è anche una deiezione animale. Deiezione animale diventa un fertilizzante per un'area verde, per un bosco, per una pianta. Ecco, immaginate che se non avete appunto acqua a disposizione, questo vostro canale di scarico possa finire in un'area verde e fertilizzarla, quindi trasmutare, no, la sua energia negativa in energia positiva. Ovviamente, al termine di ogni sessione con il pendolo ebraico, si avrà cura di chiudere il canale di scarico virtuale, in modo che appunto la pulizia della stanza sia completa e non rimanga, per così dire, un canale aperto che poi possa assorbire a quel punto anche energie positive, oltre a quelle negative che gli avete mandato durante il trattamento. A questo punto ci sono due modalità. Come al solito, c'è un'applicazione in presenza, cioè voi avete il vostro paziente lì, e un'applicazione a distanza. Però, siccome vedo che siamo quasi in chiusura e abbiamo un'altra sessione, nel mese di luglio, io proporrei che la parte operativa la trattiamo la prossima volta. Nel frattempo io vi ringrazio, spero di non avervi annoiato perché il pendolo ebraico lo vedrete anche dopo, la prossima volta è piuttosto complicato nell'uso e anche piuttosto noioso, forse trattarlo così in sede di chiacchierata, di conversazione. Sarebbe meglio forse fare un qualcosa di mirato con un paziente, ma diciamo non è il caso di farlo in trattamento pubblico per ovvie ragioni. E io vi ringrazio tutti e vi aspetto la prossima volta. Grazie ancora.